raccontare il tuo Thai rosso e la tua garganega e le etichette che hai attualmente in commercio? La garganega è un vitigno a bacca bianca molto versatile, utilizzato sia per vini frizzanti, fermi, secchi e anche dolci. Può essere un vino di facile beva, un vino che si può sorseggiare in terrazza con gli amici con una bella acidità, una buona sapidità e un bel profilo aromatico, ma può essere anche un vino corposo, eventualmente da contatto con le bucce, speziato e intrigante. La prima garganega che voglio presentarvi è la Garghi, un vino che nasce su un suolo molto particolare, molto calcareo, fatto di scaglia rosa. È un vino che fermenta spontaneamente con i suoi lieviti e sosta sulle sue fecce in acciaio per circa 6 mesi. È un vino molto dissetante, con un bel naso floreale fruttato. Al palato è secco, fresco, sapido ed estremamente beverino. 11 gradi e mezzo, un vino per tutti i giorni. Ombra d'Ambra è la nostra garganega macerata. Le uve più mature vengono selezionate e sottoposte a 15 giorni di contatto con le bucce. Questa macerazione conferisce al vino un bouquet e una struttura unica, con tannini gentili, nel complesso ben equilibrati. L'affinamento in barrique esalta lo spettro olfattivo e la struttura del vino. È un vino veramente gastronomico, con cui ci si può divertire con gli abbinamenti più fantasiosi. Il Thai Rosso è un vitigno autoctono dei Colli Iberici, conosciuto a livello internazionale anche come Grenache. I vini che ne derivano sono dal colore naturalmente scarico, sono molto profumati, possono essere sia beverini ma anche corposi e strutturati, sono adatti ad interessanti abbinamenti dalla carne al pesce come il classico baccalà alla vicentina. Rosso Calbin ha il carattere più autentico del vitigno Thai Rosso. Qui le uve restano a contatto con le bucce per 7-8 giorni. Successivamente il vino viene affinato per 6 mesi in botte sia di rovere che di ciliegio. Il naso è floreale, elegante, con note di ribes e ciliegie rosse. Al palato è un vino che ha corpo, ma è anche facile da bere. È un vino per ogni occasione, da abbinare ai salumi, al pollame, alle carni alla griglia o anche al pesce carnoso. Cio Baccaro è una interpretazione più strutturata del Thai Rosso, proveniente da una selezione delle uve. La macerazione sulle bucce dura 15 giorni e il vino viene affinato per 18 mesi in tonneau. È un vino decisamente corposo, con note di frutta rossa matura, frutta nera, spezie dolci come la vaniglia, chiodi di garofano e pepe nero. Si sposa bene con i migliori tagli di carne alla griglia, arrosti e formaggi di media stagionatura. Il Gregorio è un Thai Rosso prodotto solo nelle annate speciali. Le migliori uve vengono fatte appassire per circa un mese e poi vengono pigiate. La macerazione sulle bucce dura in questo caso 3 settimane. Viene conservato in botti di rovere per circa 3 anni, durante i quali la fermentazione lenta si protrae e matura il vino. È un vino ricco, vellutato, potente nel gusto e nell'aroma, con frutti neri, rossi, concentrati e sciroppati, prugne, ciliegie, fichi secchi. È un vino da cacciagione, da piatti di selvaggina, da formaggi stagionati oppure da meditazione profonda. L'ultimo nato in casa Pialli è Eli, un passito a base di uva garganega in quantità molto limitata e nelle annate speciali. È un vino dedicato ad Elia, che è l'ultimo arrivato in famiglia. L'uva viene appassita per circa 4 mesi, viene invecchiato 2 anni in botticelle di rovere. Al naso è molto complesso, ricorda la frutta secca, datteri, fichi, prugne. Ha un bellissimo equilibrio tra dolcezza e acidità. È un vino che si sposa benissimo con i formaggi stagionati.